sociale all'interno. Tutti quanti diciamo che stiamo in una fase sociale difficilissima, difficilissima, pericolosa addirittura, ed è vero. Però poi non ci poniamo il problema di come superare, quali passaggi intermedi mettiamo in campo con la politica per cercare di realizzare le nostre idee, le nostre aspirazioni, con tutti quei passaggi intermedi che succedono quando uno vuole cambiare una situazione drammatica, la vuole far diventare buona. Perché non è che la facciamo diventare buona se facciamo un manifesto con tutti i nostri intendimenti e che pensiamo che dopo che abbiamo fatto il manifesto la società avanza, i precari saranno liberi e tutte queste cose qua. No, perché questa è la nostra aspirazione, ma per arrivare dalla situazione in cui stiamo a quell'altra situazione dobbiamo essere capaci di mettere in campo tutta una serie di passaggi intermedi, altrimenti quelle cose non le otterremo mai, non noi come famiglia, non le otterranno mai quel popolo che noi vogliamo aiutare a uscire dalla situazione drammatica che stanno. E quindi bisogna trovare un po' anche in questa fase le priorità da mettere in campo, i progetti concreti da mettere in campo per superare la fase. La prima cosa che serve a un partito come il nostro, lo ritengo necessario perché su questo siamo deficitari, un elemento costante di presenza a livello nazionale e territoriale, di propaganda e di presenza sul territorio, perché dato che le sezioni non ce le possiamo avere più, non ci abbiamo nemmeno i soldi per tenere in piedi, ma sul territorio dobbiamo essere costantemente presenti con documentazione e dire alla gente che cosa pensiamo sulla fase e sul momento. Altrimenti le cose ce le diciamo qua dentro, siamo tutti contenti, siamo tutti d'accordo, però poi non si muovono niente nella società. Io quindi faccio una cosa rapida, perché ho 7 minuti solo, su 3 argomenti credo che dobbiamo muoverci immediatamente. 1. Fisco, evasione fiscale e corruzione, perché se non recuperiamo risorse economiche per lo Stato per intervenire su tutte le cose su cui vogliamo intervenire, sanità, pensioni, precariato, sono parole al vento. Prima dobbiamo sincerarci che entrino nelle casse dello Stato le risorse per fare determinate cose. E la cosa direi che deve passare anche a questa, la fase graduale. Il nostro slogan è minor Stato, maggior Stato e minor mercato. Io direi adesso miglior Stato e minor mercato, perché dobbiamo cominciare a far entrare nella cultura della gente che lo Stato interviene bene sulla risoluzione dei problemi. Invece abbiamo una concezione generale nella società che lo Stato qualche volta non funziona. No, allora quindi l'obiettivo di miglior Stato è meno mercato. Con fisco e revisione fiscale, perché è vero che abbiamo un fisco per far ridere, detto sotto aspetti, perché non si capisce bene come funziona. L'evasione fiscale, e abbiamo gli strumenti per cercare di bloccarla, perché sarebbero risorse che entrano nelle casse del Stato, e la lotta alla corruzione, anche questa sarebbero migliaia di miliardi che entrano nelle casse dello Stato. La seconda cosa, che è molto sottovalutata, è la questione del fascismo e antifascismo. C'è un aumento, non Salvini, tutta questa gente qua, nel popolo. Se voi sentite le interviste che ci sono alla televisione, dopo l'incidente, le cose drammatiche dell'uccisione del sindacalista in sala, le dichiarazioni del popolo, non di Salvini, mi preoccupano molto di più che delle condizioni di Salvini, perché mi si sta dimostrando che nella società, in Italia e in Europa, si è allargata moltissimo la deriva di destra se non fascista. E quindi bisogna intervenire su quegli argomenti
anche sulle cose spicciole per far capire alla gente come va la deriva. Faccio degli esempi, un errore, secondo me, Madonna, te lo dico qui perché mi stavo cercando di immaginarmi che cosa sarebbe successo dentro il nostro partito se ci fossimo trovati nelle condizioni di dare un'apertura di credito al Movimento 5 Stelle per fare il governo. È stato l'ultimo errore di Renzi, detto chiaro e tondo, perché io ricordo ai compagni, nella storia del Partito Comunista, secondo la fase, sono state fatte, diciamo, proposte di alleanze che ha da fare accapponare la pelle il rapporto. Però il Partito Comunista ha tenuto presente la fase in cui ci stavamo dicendo. Faccio un esempio storico vecchio, vecchissimo, del manifesto ai carnerati in camicia nera, proposto da Togliatti e 60 membri della direzione per cercare di contrastare ormai l'Italia che stava andando verso la guerra nel 1936. Manifesto del Partito Comunista Italiano ai carnerati in camicia nera. Il secondo, quello più recente, qual era il giudizio che noi davamo e anche la società dava di Andreotti? Ma successe la questione dell'assassino Moro, c'era una fase di pericolo democratico gravissimo, il Partito Comunista ha contribuito alla nascita del governo Andreotti, nonostante quello che dicevamo ad Andreotti, Belzebù, colluso con la mafia, colluso con poteri forti e tutto quanto. Però in quel momento la fase politica ci impose di dare la fiducia. Qui dovevamo studiare altre cose. Questa è la seconda cosa che voglio dire sulle cose della democrazia, della cosa. Salvini che va a fare il giuramento col rosario in mano. E quella è una cosa da denunciare immediatamente, perché è un tentativo di Salvini di collegarsi con il movimento cattolico più retrivo e quindi alimentare tutte le questioni. Ma ce ne sono, se volessimo fare un elenco di tutte le cose che fanno e che fanno dire, ma su cui dovremmo fare immediatamente propaganda per la gente per farvi aprire gli occhi. Qui qualche compagno mi ha parlato della questione salute, dato che la questione la conosco abbastanza bene, poi vi spiego perché. Perché pure i compagni che hanno detto quelle cose hanno, come si dice, avvocato a una propaganda che c'era dicendo Mattarella, che a caso ha fatto Mattarella, ma c'è un problema che quel ministro, se diventava ministro del tesoro, poi doveva trattare con i tedeschi. E il giorno prima ai tedeschi gli aveva detto che erano dei nazisti, detto che era tutto improprio, come diciamo politicamente, detto che era tutto. Ma poi tecnicamente sulla questione dell'euro, Savona insieme a Baffi e insieme a Cardi, finché è stato governatore della Banca d'Italia, ma poi quando è diventato presidente della Confindustria ha cambiato linea, era molto critico sulla costruzione dell'euro. Era critico fino al punto di dire determinate cose che poi, guarda caso, si sono verificate tutte nella società. Addirittura ricorda ai compagni, qualcosa così, la memoria storica si fa conto, che sull'adesione dell'Italia allo SME, che era la fase successiva al serpente monetario europeo, che sono le fasi successive prima di fare l'euro, il Partito Comunista votò contro e la dichiarazione di voto contro lo fece Giorgio Napolitano, che era capo gruppo del PC a quell'epoca. E le argomentazioni per fare la dichiarazione alla Camera che abbiamo dato noi dalla sezione del Partito Comunista della Banca d'Italia, perché abbiamo documenti di Baffi e abbiamo portato i documenti di Baffi per argomentare il no dell'Italia cosmetica, perché loro dicevano insieme ad altri che quel sistema, come era costruito, avrebbe creato squilibri sociali, disoccupazione. Cioè, io l'intervento di Napolitano come ce l'ho, potevo ritirarlo fuori per ricordare a lui, ma per avere qualche idea nostra adesso, e quindi adesso finisco, perché casomai quello che volevo dire ho scritto, ve lo so, per scritto, adesso siamo in una fase, la terza cosa che dicevo, le priorità, e fra poco in Europa si discuterà bene, non si prenderanno decisioni perché la situazione è difficile in termini di equilibri anche dentro la Germania, però cominceranno la discussione che dovrebbe
alla fine approdare ai nuovi modelli in Europa, che poi, compagni, sono i modelli che noi ci usciamo. Per cui se non interveniamo l'80% delle leggi che vengono fatte dallo Stato italiano, cioè di estensione delle divise della comunità europea. Quindi sono due le cose. È inutile dire no euro, lo dico chiaro e subito. Perché ai compagni che dicono no euro, io dico bene, d'accordo, però mi devi dire che cosa facciamo il giorno dopo. Perché se io il giorno dopo ritorno alla lira e mi devo confrontare in termini economici con l'area del dollaro, con l'area cinese, con l'area dell'India, con i potentati, e fra poco, quando sperando che cresca la democrazia in Africa, con l'area africana, ma io con la diretta che te lo dico chiaro, ma che cavolo vado a fare? Con la questione che ci ho detto pubblico, per più della quasi più della metà in mano alle banche straniere, agli esteri, per cui se mi vogliono mettere in ginocchio e portare la fame ai paesi, il popolo che lo vogliamo tutelare, mi mettono sul mercato la vendita immediata dei titoli di Stato italiani e io sto in ginocchio e non faccio più niente. Quindi facciamo lavorare questa qua, e lavoriamo sulle priorità, lavoriamo su quella per dire alla gente noi la pensiamo così perché vogliamo salvarla.